Abbiamo visto la parte in cui ho presentato la biologia strutturale, l'uso dei raggi X e varie tecniche per determinare appunto la struttura delle proteine e l'interesse scientifico a questo tipo di applicazioni, anche per tutti i risvolti in campo medico e di comprensione dei processi biologici con la risoluzione atomica e quindi legare la struttura di una macromolecola alla sua funzione biologica. Il ruolo fondamentale che gioca la luce sincrotrone nella sua capacità di poter determinare queste strutture. Abbiamo visto anche i problemi legati al possibile danno dovuto alla radiazione e al tipo di strategie che si stanno mettendo a punto per poter gestire in modo efficiente le nuove sorgenti sia di X-FEL che di sincrotrone, che permetteranno di avanzare proprio per la loro possibilità di studiare in modo efficiente piccoli cristalli o piccoli agglomerati. A conclusione di questa le lezione legata alla luce sincrotrone, alla biologia, alla medicina e la biologia strutturale, quello che voglio presentare oggi, prossime 20 bibliografi circa, sono altre applicazioni che sono principalmente legate all'utilizzazione della luce sincrotrone per immagini. Se vediamo, ci sono lo studio di tutto ciò che è rilevante dal punto di vista biologico e medico ha una grossa gerarchia di strutture che partono appunto dagli elementi fondamentali che sono le macromolecole, le forme terziarie e quaternarie del modo in cui si assemblano le proteine, e siamo appunto in una zona in cui si richiederebbe per una visualizzazione diretta una forma di microscopia con risoluzione nel nanometro, addirittura sotto il nanometro, quindi si preferisce quando si ha un cristallo di fare l'analisi in uno spazio reciproco con la diffrazione, ma abbiamo anche visto che con il premio Nobel dato nel 2017 alla microscopia elettronica per la biologia strutturale, oggi si cominciano a fare anche immagini di proteine con risoluzione quasi atomica nello spazio reale. Poi c'è una zona intermedia in cui appunto le applicazioni in spazio reciproco, cioè di diffrazione o di scattering, hanno un overlap con quelle di immagini in campo reale, cioè vera e propria microscopia con i raggi X. E poi appunto si può salire fino a diciamo, l'utilizzazione dei raggi X per immagini o applicazioni con appunto risoluzioni macroscopiche. Quindi c'è tutta una scala, una scala spaziale in cui differenti problematiche possono essere appunto affrontate con varie tecniche, fra cui anche la luce sincrotrone. È appunto il tipo di informazione che uno cerca, è la struttura e la morfologia, la composizione chimica e in particolare l'effetto di determinati elementi chimici in un certo environment, e eventualmente anche degli studi dinamici, proprio per poter comprendere tutti gli stati intermedi di un processo biochimico o di un processo biologico. Voglio dare un paio di esempi. Il primo che voglio dare appunto è uno studio su come agisce un medicamento tipicamente utilizzato per far fronte alla malaria, il chinino. La malaria è un grosso problema anche oggi, ci sono circa 400 milioni di casi clinici ogni anno. Circa 1,2 milioni di morti, tra cui particolarmente bambini con meno di 5 anni, quindi è un grosso problema che viene appunto affrontato da
i gruppi di ricerca più importanti in campo medico e anche appunto a livello di organizzazioni mondiali. E quello che si nota è che dopo un certo periodo si sviluppa una certa resistenza del parassita al tipo di trattamento che si fa. E quindi si deve cambiare il trattamento, si devono inventare nuove medicine e quindi quello che è estremamente importante è riuscire a capire come la medicina agisce sul parassita. Le medicine contro la malaria, appunto, che riescono a distruggere, praticamente a eliminare il parassita all'interno della persona colpita, sono tutte basate appunto sul chinino, che ha questa forma chimica qua, è stata scoperta appunto nel 1600, è stata utilizzata praticamente da allora. E vediamo che questa molecola è caratterizzata da questi due anelli aromatici, e tutte le altre medicamenti che sono stati sviluppati in seguito sono tutti caratterizzati a mantenere appunto questi due particolari anelli. Come la luce di sincrotrone può intervenire in questo tipo di studi? Per esempio, quello che è stato scoperto recentemente è che la nuova classe di medicine contro la malaria sono particolarmente efficienti se oltre ai due anelli aromatici si aggiungono appunto dei radicali che contengono un metallo, in particolare il ferro. Il ferro è appunto anche contenuto nell'eme, che è un elemento base del globulo rosso che viene appunto attaccato dalla parassita della malaria, e quindi si pensa che appunto ci sia una correlazione fra l'eme dell'emoglobina e il ferro in questo tipo di medicine. Si possono anche fare medicine più che altro a scopo sperimentale, sostituendo al ferro il rutenio, perché il rutenio è sulla stessa linea verticale nella tavola degli elementi, quindi ha le stesse proprietà chimiche del ferro, però dal punto di vista chimico può essere distinto in modo, in, appunto, per esempio con tecniche di fluorescenza, rispetto al ferro che proviene dall'emoglobina. Quindi, utilizzando una medicina che contiene rutenio e andando a fare gli studi di microscopia in fluorescenza, uno è in grado di seguire il ferro che proviene appunto dall'emoglobina che viene utilizzata dal parassita come alimento, e il rutenio che è l'elemento che invece è all'interno della medicina che tenta di sconfiggere il parassita. Quindi, qual è l'idea dell'esperimento? L'esperimento è relativamente semplice: si utilizza appunto un fascio di raggi X altamente focalizzato, circa 50 nanometri, in cui ci sono circa 10 alla 5, alla 11 fotoni monocromatici, un'energia di 17 kV, quindi in grado di eccitare la fluorescenza del ferro, la fluorescenza del rutenio, misure abbastanza rapide, e in questo modo appunto si prendono dei parassiti che sono stati appunto in contatto con i globuli rossi, quindi si sono cibati di questi globuli rossi, e si cerca di capire all'interno del parassita dove si trova il ferro proveniente dall'eme. E quello che si trova è che nel parassita la concentrazione di ferro è localizzata in una particolare zona del parassita. Questa è un'immagine ottenuta appunto guardando l'intensità della fluorescenza del ferro prodotta da questo nano fascio di raggi X che viene spostato sul parassita. E quello che vediamo qui è dove è localizzato il ferro proveniente dall'eme all'interno del parassita. E quello che si scopre è che questo ferro è localizzato tutto in una particolare zona.
In più, se si va a analizzare questo conglomerato di ferro, si scopre che questo conglomerato in realtà è un cristallo di un materiale che si chiama omozoina, cioè emozoina, che ha una particolare struttura e praticamente viene concentrato all'interno del parassita. Cosa significa questo? Significa che il parassita praticamente convogliando tutto il ferro dell'eme in questa zona e creando un cristallo, praticamente neutralizza il ferro all'interno del parassita contro tutte le possibili attività tossiche che il ferro potrebbe avere all'interno del parassita. Quindi l'idea è che in realtà il modo in cui la medicina funziona è quella di far sì che questo cristallo di ferro non continui a crescere in presenza del ferro proveniente dall'emoglobina. In questo modo il ferro proveniente dall'emoglobina rimane in circolo all'interno del parassita e il parassita muore per autoavvelenamento da ferro. Questa è l'idea. Come si può dimostrare un'idea di questo tipo? Appunto, utilizzando una molecola in cui, di un derivato del chinino in cui il ferro è stato sostituito dal rutenio, si fa lo stesso esperimento andando a cercare la localizzazione del rutenio all'interno del parassita. E se andiamo appunto attraverso il parassita, vediamo che la distribuzione di rutenio è molto molto piccola, quasi inesistente, mentre se andiamo nella zona in cui si forma il ferro di omozoina, il cristallo di omozoina, andiamo a vedere che praticamente il rutenio è tutto concentrato. Cosa anche relativamente logica, in quanto c'è un'affinità elettronica tra il ferro e il cristallo di omozoina, il rutenio e il cristallo di emozoina, però l'atomo di ferro all'interno della molecola derivata dal chinino è fortemente legato a questi due anelli aromatici che sono effettivamente loro a impedire la crescita del cristallo di emozoina e conseguentemente si è compreso che effettivamente il modo in cui funziona questo tipo di medicina è proprio grazie alla capacità di arrestare l'accumulo di ferro in una forma inerte, ma di conseguenza di lasciare il ferro all'interno del parassita che si autoavvelena e muore. Questo è un esempio di come vengono utilizzate tecniche di microscopia. Quindi vediamo un'attività completamente differente da quella della biologia strutturale che abbiamo visto l'altra volta. E qui di nuovo appunto ci sono tutta una serie di opportunità scientifiche in cui risoluzione spaziale, radiation damage, meta analysis sono tutti dei grossi punti dal punto di vista sperimentale da risolvere, ma che appunto permettono di andare a studiare materiali biologici dalle proteine fino a, diciamo, gli oggetti macroscopici. E il prossimo esempio che voglio dare è proprio su un'organizzazione assolutamente incredibile ancora che è all'interno del nostro corpo, il modo in cui sono fatti i muscoli. Se guardiamo i muscoli sono di fatto un'organizzazione gerarchica a diverse scale di lunghezza, estremamente interessante e estremamente complessa. Se noi guardiamo appunto il muscolo come lo vediamo quando ci tagliamo oppure quando andiamo a comprare la carne al macellaio, quello che noi vediamo sono il cosiddetto muscolo dello scheletro. E se andiamo a vedere come questo muscolo dello scheletro è formato, in realtà sono delle fibre, noi vediamo le fibre, queste fibre macroscopiche, e ognuna di queste fibre che sono appunto allineate, vediamo che nel muscolo c'è un certo ordine, un certo allineamento delle varie fibre. Se prendiamo una singola fibra, vediamo che
che è organizzato in un modo piuttosto complesso, in realtà all'interno della fibra notiamo altre fibre che sono visibili all'occhio nudo, che si chiamano fascicoli, e che sono appunto separate. Già quando diciamo a livello microscopico guardiamo il muscolo legato allo scheletro, notiamo che queste fibre si identificano facilmente, proprio perché ogni fibra in realtà ha il epimisio, che è un contenitore, è un layer di protezione del singolo muscolo, che permette anche al muscolo di muoversi leggermente rispetto al muscolo adiacente, anche di eventualmente partecipare al movimento del muscolo con il vicino. E oltretutto protegge il muscolo dagli altri muscoli e anche da eventuali attriti con le ossa. Questo epimisio poi alla terminazione del muscolo, della fibra scheletale, diventa tendine e si attacca appunto alle ossa. Se andiamo appunto a guardare come un muscolo scheletale formato, vediamo che all'interno appunto ci sono questi fascicoli che hanno anche loro un'organizzazione molto molto simile, cioè sembra di ripetere riducendo a ogni passo le dimensioni di queste fibre. Nel caso appunto dei fascicoli, se andiamo a vedere, anche loro hanno una protezione che si chiama appunto il permisio, che è un layer che protegge e contiene quello che è all'interno di questi fascicoli, che sono appunto le fibre muscolari. Ogni fascicolo ritiene circa 100 di queste fibre muscolari. Se andiamo a vedere infine le fibre muscolari, scopriamo che anche all'interno di queste fibre muscolari c'è un'organizzazione molto simile a quella macroscopica, ma sempre più piccola, di nuovo con un layer di protezione, appunto l'endomisio, che successivamente a questo layer di protezione c'è anche quello che è chiamato il sarcolemma, che è una vera e propria guaina che protegge i sarcomeri, che sono appunto le fibre all'interno della fibra muscolare a loro volta, e oltretutto ritiene un materiale biologico fatto appunto di grassi, di collagene, di gelatina di ATP, appunto il cosiddetto mitocondrion, che è il materiale che appunto abbiamo anche discusso ieri quando abbiamo guardato la struttura del mitocondrio. È il materiale che è in grado di trattenere l'ossigeno necessario per far funzionare il muscolo. Quindi, come vedete, c'è tutta una gerarchia che si ripete fino praticamente ad arrivare a questa ultima, possiamo chiamarla fibra, che comincia ad avere appunto dimensioni nanometriche, che non sono più visibili all'occhio nudo e sono di fatto degli oggetti, delle fibre ancora, e tutto il lavoro muscolare che è descritto qua. Se appunto andiamo a vedere come è fatto questo sarcomero, in realtà è un oggetto molto complesso e anche relativamente semplice, perché abbiamo circa un migliaio di possiamo chiamarle fibre ancora più piccole, e qui arriviamo alla singola molecola, alla singola macromolecola, alla singola proteina. E ci sono due tipi di proteine, la l'actina e la miosina, e queste molecole sono strutturate, come vedete, in verde è la miosina e in rosso è il filamento dell'actina. Sono praticamente due molecole che entrano una dentro l'altra con una struttura che le connette e con un reticolo esterno che distribuisce il potassio, che è un altro atomo fondamentale per creare le differenze differenziali per far poter di fatto far lavorare il muscolo in contrazione. E quando appunto c'è questo lavoro, c'è assunzione di potassio e di ossigeno
rispettivamente dal mitocondrio questo sacco plasmic reticulum, per poter far funzionare il muscolo. Diciamo, questo è, diciamo, un riassunto molto molto generico del funzionamento dei muscoli, ma quello che è estremamente interessante da vedere è che effettivamente ci sono tutta una serie di correlazioni e gerarchie spaziali che vanno praticamente dalla singola proteina, quindi scala nanometrica, alla scala macroscopica del muscolo come appare ai nostri occhi. In realtà non ci sono soltanto i muscoli scheletali, ma ce ne sono altri muscoli, appunto quello che ho detto in inglese muscle, che in italiano appunto muscolo, non so esattamente qual è il termine medico, muscolo dolce, chiamiamolo, e poi il muscolo cardiaco. La differenza fondamentale è che il muscolo scheletale è un involuntary, il contrario, scusate, è un voluntary mask, è un muscolo che riusciamo a comandare, mentre il muscolo cardiaco e il muscolo dolce sono muscoli che non comandiamo, vanno avanti per conto loro. E questo è il muscolo cardiaco, ovviamente, mentre questi sono tutta una serie di muscoli che comandano tutta una serie di funzioni biologiche, in particolare legate al funzionamento degli organi, sul quale non abbiamo controllo. Il più piccolo di tutto è quello che fa avanzare i piedi, per esempio, quando uno ha freddo. Quello che è interessante è che in realtà la struttura di questi muscoli è esattamente la stessa. La differenza fondamentale è che il segnale elettrico sui muscoli volontari è connesso direttamente al sistema nervoso secondario e primario, mentre il sistema elettrico dei muscoli involontari, appunto, non è, diciamo, è connesso al sistema nervoso in un modo in cui, appunto, la volontà non è in grado di interagire. Quindi tutto quello che noi riusciamo a imparare sui muscoli scheletali in realtà sono anche informazioni molto importanti sul funzionamento di questi altri muscoli. Cosa c'entra la luce sincrona in tutto ciò? Beh, abbiamo visto ieri che oltre alla, anche in altre occasioni, che oltre alla diffrazione che ci permette appunto quando abbiamo un sistema ordinato di determinare la struttura a livello atomico, in realtà quando abbiamo un sistema non ordinato ma con la presenza di oggetti che sono simili fra loro o identici fra loro, ma distribuiti in modo random, per esempio in una soluzione, se noi facciamo un esperimento di scattering, quello che viene fuori, se c'è un ordine di scala, cioè se ci sono degli oggetti che hanno tutti la stessa dimensione, ma non sono posizionati in modo ordinato uno rispetto all'altro, in realtà quando andiamo a fare lo scattering a basso angolo, quello che viene fuori è che passando dallo spazio diretto dallo spazio reciproco allo spazio diretto, possiamo ottenere delle informazioni sulle dimensioni e sulle caratteristiche eventuali anisotropia di questi oggetti. Nel caso in cui utilizziamo questa tecnica, dove gli ordini di scala sono a diversi valori di lunghezza, di fatto lo scattering a piccolo angolo diventa a tutti gli effetti un processo di vibrazione. Di diffrazione. E quello che vediamo qua è essenzialmente questo, cioè lo scattering a piccolo angolo, in cui se andiamo appunto a angoli, diciamo, la distanza 3 metri o 30 metri è la distanza del detector, che praticamente è questo quadrato, dal campione. Quindi più siamo vicini al campione, più è grosso l'angolo che vediamo. E quindi più grosso l'angolo che vediamo vicino al campione, e più implica che noi stiamo analizzando, perché siamo uno spazio reciproco, distanze piccole, quindi c'è l'inverso, no? Cioè più è grande l'angolo, più è piccola la distanza fra gli oggetti che producono lo scattering o la diffrazione. Quindi, quando ci mettiamo appunto in queste condizioni di 3 metri, quello che noi guardiamo sono i differenti livelli di ordine che esistono appunto.
fra queste molecole lineari di attina e di miosina, che sono appunto responsabili della contrazione e dell'espansione del muscolo. Se invece noi andiamo a distanze più grandi, appunto il fattore 10 più grandi, in realtà quello che guardiamo è il movimento globale dei sarcomeri. Vale a dire, andiamo a vedere come la relazione fra il movimento macroscopico, appunto su una scala dell'ordine della frazione di micron, prodotto dal movimento a piccola scala, appunto dell'ordine di 10 nanometri, dovuto al movimento relativo appunto delle proteine responsabili per la compressione e espansione muscolare. E vedete appunto che ci sono dei grossi cambiamenti nel pattern, diciamo nel tipo di scattering, se guardiamo appunto il muscolo in condizioni di riposo o in condizioni appunto di contrazione. Stessa cosa si ritrova appunto andando a guardare le caratteristiche del sarcomero, e quindi si può fare una correlazione a uno a uno tra il movimento della proteina invisibile all'occhio nudo con i movimenti macroscopici del muscolo, e quindi riuscire a capire l'intera fisiologia del processo. E infatti questo qui è un lavoro molto molto importante, che sta andando avanti da tantissimi anni. In particolare noi abbiamo un gruppo di Firenze, il professor Vincenzo Lombardi, che è molto molto in gamba e che vedete anche il livello di pubblicazioni, ha diciamo fatto un enorme ha dato un enorme contributo in questo tipo di ricerca. E quello che si fa è, appunto, si prendono tipicamente da animali tipo topi o cavie, particolari elementi di muscoli che appunto vengono sollecitati o elettricamente o meccanicamente, in modo tale da poter fare questo tipo di esperimenti. Ma quello che è molto importante, questi sono risultati molto recenti, è quello di riuscire a correlare il movimento diciamo, dei muscoli scheletali a livello nanoscopico e a livello microscopico con il comportamento del muscolo cardiaco. Il muscolo cardiaco ha una caratteristica che praticamente tutte le fibre, anche se a livello nanometrico sono di fatto identiche a quelle del muscolo scheletale, in realtà hanno una disposizione spaziale che è molto molto più complessa, molto più isotropica alla fine. Non c'è l'ordine assiale che noi abbiamo nelle fibre muscolari scheletali. Però questo tipo di attività possono essere correlate, cioè il tipo di correlazioni che sono trovate nei muscoli scheletali possono essere correlate con il funzionamento del muscolo cardiaco. E quello che ha fatto Lombardi è appunto di riuscire a correlare il movimento del sarcomero con i movimenti ventricolari del cuore. E una cosa, questi appunto sono gli esperimenti che sono stati fatti proprio in funzione diciamo del movimento diastolico e sistolico del ventricolo, e correlarli con appunto il movimento della miosina all'interno della fibra muscolare. E ora naturalmente non entro nei dettagli, ma questo tipo di correlazione, per esempio, ha portato a un risultato molto importante, che è quello di far vedere che c'è una relazione tra la forza necessaria per produrre il movimento diastolico e sistolico, che non è per nulla proporzionale al numero di sarcomeri. Ma in realtà c'è un meccanismo all'interno del muscolo che fa sì che, in funzione della forza necessaria, il numero di sarcomeri che entrano in funzione è determinato dalla forza stessa, cioè c'è un accoppiamento tra forza da esercitare e forza esercitata. E questo appunto è possibile grazie a questa organizzazione supramolecolare fra tutte queste fibre,
che praticamente nel momento in cui una viene citata, l'altra viene citata unicamente se ce n'è bisogno. E quindi è un sistema estremamente efficiente di trasferimento della forza che ha effettivamente sta aiutando a capire anche tutta una serie di meccanismi o di disfunzioni del, muscolo cardiaco, chiaramente con delle grosse potenziali applicazioni in campo medico. Questo è appunto, un lavoro su Nature che è uscito nel 2015, in cui appunto si dimostra come la generazione della forza nel muscolo scheletale è controllata da un sistema meccanico meccanosensing, significa appunto di pilotaggio e monitoraggio a livello meccanico dei filamenti di miosina quando sono eccitati, quando sono invitati appunto a contrarsi rispetto all'actina. Questo di nuovo per dimostrare come la microscopia e lo scattering possono essere utilizzati in modo combinato proprio per collegare dei processi a scala, diciamo in questo caso di singola proteina o di macromolecola, con dei movimenti macroscopici. L'ultimo esempio, molto, molto rapidamente, che voglio presentarvi prima di passare appunto alla lezione di oggi, che è legata appunto, che è appunto sulla paleontologia e sull'utilizzo della luce sincrotrone per studiare artefatti. È proprio un altro esempio in cui in realtà in questo caso andiamo proprio verso la medicina. Quando parliamo della GX, la cosa immediata che viene in mente è appunto l'utilizzazione della GX in radioterapia, vale a dire in particolare per tentare di interagire, ridurre, distruggere masse tumorali. C'è un processo che è stato scoperto a Brookhaven negli anni 60, negli anni 70, ed è stato appunto chiamato Gamma Knife, che è abbastanza particolare. Se uno appunto manda su un tessuto sano una certa quantità di radiazione, la radiazione appunto dal punto di vista fisiologico è misurata in gray, quindi non vi sto a dire che cos'è un gray, ma è una dose di radiazione piuttosto elevata, diciamo che un luogo come per esempio il laboratorio di Grenoble, dove non c'è radiazione all'interno dell'anello, però c'è un monitoraggio nella sala sperimentale tale per cui chi lavora all'interno del sincrotrone non deve essere esposto in un anno a una dose superiore a qualche microgray. Quindi un gray è una roba pesante. E qui parliamo di 140 gray, che se noi facciamo un'esposizione di radiazione ionizzante, raggi X, protoni, positroni, a un tessuto sano, con un fascio appunto di dimensioni circa un millimetro di diametro, c'è un bel buco, e questo buco non si sana, cioè è una vaporizzazione del tessuto biologico che è praticamente permanente. Quello che è stato scoperto è che se invece di prendere la radiazione in un fascio di dimensioni macroscopiche, appunto all'ordine del millimetro, io lo concentro su dimensioni molto molto più piccole, 25 micron per esempio, riesco a dare una dose molto molto più alta, dell'ordine di 4000 gray in questo particolare caso, e dopo un certo numero di giorni il danno biologico è scomparso. Sembra quasi magico, in realtà non è niente di particolarmente, io tento di spiegarlo in un modo molto semplice: se uno si taglia con un coltello molto affilato e anche se si taglia in modo profondo poi richiude immediatamente la ferita ha una tendenza a curarsi molto molto più rapida che se io cado la bicicletta, mi faccio un affare di questa dimensione qua, e per poter appunto curare la ferita a volte ci vogliono appunto mesi.
La cosa è molto molto simile, c'è un effetto di memoria legato alla capacità del tessuto sano di rivascolarizzare. Quindi se il taglio è estremamente piccolo, l'informazione sul tessuto che non è stato toccato dalla radiazione è tale che appunto la protrusione molecolare, la vascolarizzazione permette di ricompattare la materia e effettivamente guarire il danno. Dunque, questo è un principio molto molto importante che ci dice di fatto che se noi potessimo avere dei fasci molto molto potenti con dimensioni molto molto piccole dal punto di vista spaziale, possiamo depositare eventualmente grosse quantità di radiazione passando attraverso dei tessuti sani senza creare dei danni irreparabili. E queste sono proprio le caratteristiche della luce sincrotrone. La luce sincrotrone che appunto non solo è molto potente, ma è anche molto combinata rispetto per esempio a uno sorgente di laboratorio, uno sorgente di ospedale, in cui appunto se uno usa un anodo rodante ha una produzione di raggi X tipicamente su angoli macroscopici di decine di gradi, mentre nel caso dei raggi X il livello di parallelismo di un fascio della luce sincrotrone, come vi ricordate, è dell'ordine del millesimo di grado, quindi praticamente è un fascio parallelo, non divergente. E quindi l'idea di poter determinare, anche grazie al fatto di poter deporre dosi molto elevate su tempi molto corti, quindi l'intensità e la coordinazione, la luce sincrotrone un potenziale candidato per strategie di radioterapia estremamente interessante. E a questo scopo appunto c'è un gruppo, c'è una beamline USF D17 che è specializzata sull'utilizzazione in campo medico appunto di radioterapia, e ultimamente ci sono anche delle attività in cui di nuovo il microbeam non viene utilizzato soltanto per tentare di sviluppare dei protocolli di radioterapia, quindi di riduzione e eventualmente rimozione dei tumori, ma anche per interventi in zone dove assolutamente non si può intervenire, tipo per esempio in zone profonde all'interno del cervello. Si è scoperto che per esempio l'epilessia può essere, praticamente non ci sono cure contro l'epilessia, e uno dei possibili, diciamo, delle possibili strategie terapeutiche è quella di riuscire a individuare la zona neuronale che è responsabile di crisi epilettiche, e si è visto che a volte intervenendo in queste zone particolari, praticamente tagliando i contatti neuronici che esistono nel resone, nel reticolo neuronico in queste zone particolari, in certi casi l'epilepsia scompare. Quindi c'è anche l'interesse eventualmente di riuscire a produrre dei microbeam non soltanto per tumori o cancro, ma anche per eventualmente intervenire con il fascio di raggi X quando si deve appunto ridurre determinate funzioni che in qualche modo sono responsabili di patologia. E diciamo, quindi è stato tutto uno sforzo, come vedete qua per esempio un pezzo di rame in cui sono stati fatti tutta una serie di tagli molto molto piccoli, in modo da poter invece del fascio di un millimetro che abbiamo visto qua, fare un fascio che può essere anche macroscopico, cioè di qualche centimetro, ma in realtà è una serie di microfasci i quali sono estremamente piccoli in una dimensione. Quindi qual è l'idea? L'idea è appunto di avere diciamo una beamline che è in grado di prendere la luce dall'anello di luce sincrotrone sufficientemente lontana dalla sorgente in modo da avere un fascio di dimensioni elevate
e con alta intensità, alta energia per poter penetrare. Dopodiché, a una certa distanza dalla sorgente, si inserisce questo device che è di fatto un collimatore a slitta multipla, che permette appunto di ridurre il fascio che avviene e arriva al sincrotrone in una serie di microfasci, tipicamente fasci con una larghezza di 50 micron separati da 400 micron. Quindi praticamente invece di avere un fascio continuo, avere un fascio che è modulato in intensità, lasciando appunto delle zone in cui l'assenza di danno dovuto alla radiazione verrà poi utilizzato per sanare il danno prodotto nelle zone in cui il fascio di 50 micron è passato. Questo è un tipo di strategia. Questo oggetto viene appunto posizionato su un goniometro e in base all'allineamento dell'oggetto vengono prodotti questi fasci che poi vengono indirizzati appunto su un paziente che è posizionato appunto su un tavolo in cui che viene poi utilizzato per posizionare il tumore o l'oggetto che si vuole ridurre rispetto a questi microfasci. Ora non entro troppo nei dettagli, quello che è molto importante è appunto questo aspetto che viene appunto chiamato peak to valley ratio, il rapporto tra l'intensità al massimo del microfascio e l'intensità nella zona che non dovrebbe avere microfascio, ci sono sempre dei problemi di coda, di scattering, eccetera, eccetera. Quindi sono oggetti molto molto complessi da mettere a punto, da misurare, da validare, perché è facile dire faccio un'onda quadra, ma in realtà poi i raggi X appunto scattano dalle superfici, dai materiali, i materiali producono a loro volta raggi X secondari e via dicendo, quindi si deve in qualche modo riuscire ad avere il controllo su tutti questi parametri, farli in funzione dell'energia, scegliere l'energia in modo da avere una buona penetrazione all'interno del campione e via dicendo. Comunque, i risultati che sono stati ottenuti su cavie sono molto molto interessanti. Effettivamente si è riusciti a avere conferma di poter avere la capacità di tollerare dosi superiori a 100 gray, quindi dosi ben superiori a quello che si possono ottenere negli ospedali, utilizzando appunto cavie in cui viene iniettato un tumore. Appunto facendo il controllo, vale a dire se questo è il tumore, mandando due fasci appunto in direzioni ortogonali per tentare di ridurre il tumore con una certa dose, in questo caso di 312 gray, queste qui sono appunto le cavie di controllo, questo è il numero di giorni, vediamo che il decesso della cavia avviene sempre, quindi siamo a una dose che è troppo massiccia per poter essere sopportata dalla cavia. Nel momento in cui questo tipo di esperimento viene fatto con i microfasci, vediamo che effettivamente c'è una capacità di sopravvivenza dell'ordine del 20-30%. Quindi questi sono risultati estremamente importanti e estremamente motivanti, per esempio, a sviluppare un programma terapeutico che può appunto arrivare fino a applicazioni di tipo clinico. Ed è infatti quello che si sta facendo a Grenoble. Noi diciamo come ISRF siamo gli esperti nella manipolazione dei raggi X, vale a dire produrre i microfasci, misurare, avere un programma di radiometria sufficientemente avanzato per poter garantire la dose esatta che viene depositata, cosa assolutamente non banale. La potenza dei fasci è tale per cui si deve controllare la dose su tempi molto molto corti, dell'ordine di esposizioni tipicamente di qualche decina di millisecondo, quindi si deve avere un controllo dell'ordine del millisecondo, altrimenti le dosi che si potrebbero dare sarebbero letali. E
Quindi ci sono tutta una serie di problematiche dal punto di vista sperimentale in cui gli esperti sono appunto il personale di SRF, ma in realtà un processo del genere può essere realizzato unicamente in collaborazione con delle equipe mediche. Infatti abbiamo tre equipe mediche rispettivamente dal Cancer Research Hospital di Londra, l'Università Tecnica di Monaco e l'University Hospital di Berna, che appunto lavorano con noi e assicurano tutta la parte legata alla definizione del protocollo medico da seguire, e noi ci occupiamo appunto di tutta la parte sperimentale, includendo appunto la movimentazione del paziente e la preparazione dei microfasci. E qui finisco per quello che riguarda appunto le applicazioni mediche, biologiche.